presenza al femminile è vivo, vitale e di grande qualità, capace di dare un contributo determinante a questo genere musicale. La conferma è arrivata dal palco del Serravalle Jazz, la 12ª edizione del festival, promosso dalla Fondazione Carifit, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Serravalle. È stata infatti tutta dedicata, come recita il titolo della rassegna, a tutte le donne del jazz, alle straordinarie cantanti di tutte le epoche e di tutti gli stili, ed anche alle non altrettanto numerose ma importantissime compositrici, strumentiste, arrangiatrici e band leader. Il Serravalle Jazz è riuscito nella missione che si era prefissato di raccontare il jazz in rosa? Sì, secondo me sì, perché abbiamo presentato 5 cantanti, una più brava dell'altra, con 5 sfaccettature diverse del canto jazz. Sotto le mura della Rocca di Castruccio si sono esibite nelle 3 serate della manifestazione il Monica Menchi Trio, quindi è toccato alla Barga Jazz Big Band e a Pietro Tonolo. Lunedì è stata la volta di Stefania Scarinzi e Gianluca Tagliazucchi, del duo formato da Rebecca Scorcelletti ed Antonino Siringo, con loro anche in trio il sassofonista Michele De Filippo, e del Carla Marciano Quartet. La chiusura è stata infine affidata al Mauro Grossi Special Trio e a Rita Marco Tulli e Luciano Biondini. Che bilancio si può fare? Un bilancio positivo, devo dire, come sempre Serravalle Jazz è un treno in corsa e sarà difficile fermare, ci vorranno le bombe per fermarlo. Il merito è tutto della Fondazione La Casa del Palmio Pistoia e Pescia, che continuando a fare il festival gratuito avvicina un sacco di gente, anche che forse non salirebbe a Serravalle al festival, e dà modo a me, non avendo limiti di botteghino, problemi di botteghino, di fare scelte assolutamente libere. Prossimo anno? Il prossimo anno, se la fondazione ci dà un mezza mano in più, abbiamo idee grandiose. Ancora, quest'anno non abbiamo avuto ospiti stranieri, cercheremo di recuperare l'anno prossimo. Don't realize to be true.